Siamo qua in questa domenica pomeriggio. La domenica pomeriggio è il regno, la gioia dei giocatori, ma anche degli ex giocatori che tornano ad ammirare i loro colleghi per lavoro o per diletto. Uno di questi è Luca Antonini, anche lui come tutti noi a casa. Luca, come stai vivendo questa domenica senza calcio? Direi la prima domenica della storia senza sport. Sì, un po' triste, diverso da noi pubblici, ma il calcio è stata una normalità che sia in televisione, nella nostra quotidianità, soprattutto poi la domenica. Quindi cerchiamo di stare in casa sicuramente e di fare altro. C'è Netflix, ci sono tante altre possibilità di passare la domenica leggendo un libro, magari una giornata bella, metterci su proprio terrazzo a prendere un po' il sole, anche se fa un po' freschino, però il modo per passare la domenica c'è. Luca, come sta vivendo questa situazione mettendoti un po' nei panni dei colleghi? Qualcuno insiste di incominciare subito ad allenarsi? È una cosa che a me lascia tanti, tanti, tanti dubbi, perché mettersi insieme a tanti amici, ma con questo pericolo, mi sembra che sia un azzardo in questo momento. No, io penso che sia la soluzione sbagliata voler ricominciare subito ad allenarsi, perché dobbiamo lasciar passare ancora, credo, una settimana, 10 giorni, un paio di settimane, e poi si può riprendere forse a, non dico la normalità, però qualcosa di simile. Ora è il momento sbagliato. È stata presa una decisione di rimanere a casa e di non creare aggregazioni o gruppi di lavoro nel corso di queste 2 settimane. Bisogna prendere per buona questa decisione da parte del governo, da parte dei medici, e cercare di non aiutare il virus a passare da una persona all'altra, perché solo in questo modo, stando a casa e non incontrandosi, non creando gruppi, il virus muore. Per la fine del campionato sei per i playoff, sei per chiudere la stagione con questa classifica, sei per annullare la stagione, e con la speranza che il 2 maggio riprenda tutto, magari con un calendario più serrato. Ma forse se le tempistiche non sarebbe il massimo poter cominciare a giocare e chiudere il campionato con le giornate che mancano, anche se si dovrà giocare ogni 2 o 3 giorni. Si può fare, visto che comunque ormai è un mese che quando si riprenderà un mese e mezzo che i giocatori sono. Alternativa? L'alternativa molto probabilmente è i playoff e playout, perché è l'unica possibilità che permette di chiudere un campionato giocandosi la possibilità chi di vincere con i playoff e chi di salvarsi con eventuali playout. Quella è l'unica soluzione, perché annullare il campionato non è nemmeno giusto, sono troppe cose che soldi, televisioni, quant'altro. Quindi purtroppo lo spettacolo deve andare avanti, è di fondamentale importanza per il calcio. Luca, momento del Milan, dopo l'esplosione di Boban, il Milan perde contro il Genoa. Come vedi questa situazione del Milan societaria e tecnica? È una situazione brutta, ma che è quasi diventata purtroppo un'abitudine nel corso di questi ultimi anni. Questo continuare a cambiare dirigenza, allenatori, non riuscire a poter dare continuità a un progetto, e quindi i giocatori poi, volente o nolente, in campo la riportano questa situazione. Ha fatto bene Boban a esplodere? Io non sono quello che deve dire se ha fatto bene o no. Di sicuro conosco Boban e so che persona è, e quando prende una decisione la prende sempre nel modo giusto, e se l'ha fatto evidentemente mi fido delle sue sensazioni, e se l'ha fatto evidentemente ha creduto fosse giusto farlo, tenendo
conto di quelle che potevano essere le conseguenze. Pioli o Ragnic? Se fossero loro due. Pioli lo conosco e so che lavoro sta facendo al Milan adesso e che lavoro ha fatto in passato della sua carriera. Ho avuto la fortuna anche di essere allenato da lui, quindi dove? È un italiano e io terrei Pioli per dare continuità a un progetto che è praticamente iniziato da pochi mesi, quindi conosce il calcio italiano, conosce ormai l'ambiente, ha dalla sua Ibra, che non è poco, e quindi credo che se si possa continuare con Pioli sarebbe la soluzione migliore. Poi se arriverà un altro allenatore, evidentemente vuol dire che il suo padre ha fatto scelte diverse, si vedrà più dell'operato di un allenatore tipo Ragnic. Dove l'hai avuto Pioli? A Modena. Ah, e come ti sei trovato? Mi sembra che abbia fatto un bel lavoro tenendo compatto l'ambiente, cercando di smussare ogni, diciamo, ogni angolo di questa stagione difficile. Ma Pioli, oltre ad essere un bravo allenatore a livello tattico, tecnico e quant'altro sul campo, è anche una persona molto, molto equilibrata. E in momenti in cui era arrivato al Milan serviva un uomo di questo tipo per poter ricompattare tutto l'ambiente, dare serenità ai giocatori, affidarsi comunque a una persona che quando la guardi sai benissimo di poter stare tranquillo perché ha la soluzione in ogni momento. Quindi io credo che Pioli sia l'allenatore giusto e il Milan abbia fatto una scelta importante nel decidere proprio di dare in mano la squadra a questa persona, a questo allenatore. Quindi io confido molto in Pioli, su che la partita con Genoa non è figlia di quello che è il suo operato, e quindi credo e spero che si metteranno a posto le cose perché il Milan possa finire dignitosamente questa stagione. Io ringrazio l'amico Luca Antonini, gli auguro buon casa, non si può dire buon pomeriggio, ma buon pomeriggio a casa insieme alla sua famiglia, e lo diciamo sempre, lo dico io, penso che tu ti unisca, forza Milan. Sempre. Grazie, ciao.